Bella Fringuelli, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video, benvenuti se siete nuovi nel canale, ragazzi. Oggi faremo il gift card to Terrobyte, ragazzi, mi stavo impacciugando. Comunque, requisiti, ci servirà l'arena per pagarci, ci servirà il Knight, raga, con all'interno il Terrobyte. Ok, chi si bugga passa il Terrobyte. Chi non fa un cazzo, raga, riceve il Terrobyte. Allora, come funziona questo glitch? Tanto per iniziare, arriviamo qua dalla biglietteria, raga, clicchiamo freccia destra e una volta che siamo qua dalla biglietteria ci facciamo mandare un invito in un lavoro da titano da un amico che sta in sessione con noi. Non serve che abbia la mira differente, come con il car to car, ok? È lo stesso bug. Quando siamo nel primo messaggio gli diciamo di quittare l'attività, ragazzi, e a questo punto accettiamo la prima allerta. A questo punto ascoltiamo il terzo boom e accettiamo anche la terza allerta. A questo punto, una volta che siamo spawnati, se non abbiamo la minimappa e siamo in questa situazione, ci siamo buggati correttamente, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Ora, noi che ci stiamo buggando, che doniamo il Terrobyte al nostro amico, raga, ce ne andiamo dal Knight. Quindi, una volta che siamo arrivati al Knight, cosa facciamo? Facciamo venire il nostro amico, ragazzi, qui dal nostro Knight. E è uguale se non avete lo stesso Knight, raga. Funziona lo stesso il glitch. Quindi non mi scrivete nei commenti, ma funziona con due Knight differenti. Perché sì, funziona con qualsiasi Knight, anche se non avete lo stesso. Quindi a sto punto, una volta che siete davanti al vostro amico che dovrà ricevere il Terrobyte, cosa facciamo? Gli dite di uccidervi. Ok, ragazzi, vi fate fare una kill e quando vi uccide dovete subito avviare, come vedete in basso a destra, raga, il duello. Quindi una volta che abbiamo accettato il duello, spawniamo, apriamo il telefono, raga, e quittiamo il duello. E in questa maniera ci siamo buggati. Cosa dobbiamo fare adesso? Noi che doniamo, ok, siamo pronti per passare. Invece chi deve ricevere, raga, andrà fuori dal suo Knight, ragazzi, e dovrà richiedersi il Terrobyte. Nel frattempo noi, raga, che stiamo donando, dobbiamo entrare dentro il garage del Terrobyte. E una volta che siamo all'interno del garage del Terrobyte, andiamo sul Terrobyte, ragazzi, e ci stiamo fermi lì. Adesso vi faccio vedere la parte di chi lo riceve. Quindi, quando noi siamo qua sopra il Terrobyte, guardate in alto a destra la parte di chi riceve, raga, cosa fa? Aprirà il menu interazione, raga, e a questo punto dovrà richiedersi il suo Terrobyte. Una volta che ha richiesto il Terrobyte, semplicemente, raga, dovrà rientrare all'interno del suo Knight. E dovrà entrare nel piano del Terrobyte, che effettivamente dentro non c'è. Una volta che sarà entrato dentro il garage del Terrobyte, ragazzi, come vedete non c'ha nulla. Quindi noi cosa facciamo di sottofondo? Guardate bene. Ci muoviamo, raga, e come vedete ci comparirà il Terrobyte al nostro amico. Quindi il nostro amico dovrà salire sul Terrobyte, ragazzi, e quando lui è sopra il Terrobyte, noi scendiamo dal Terrobyte. E a questo punto fa una modifica e avrà salvato il suo Terrobyte. Chi si è buggato, raga, dovrà per forza chiudere il gioco per sbuggarsi. E invece chi ha ricevuto il Terrobyte può tranquillamente anche uscire con il Terrobyte, ragazzi, mandare al deposito quello attivo. E a questo punto avrete salvato il Terrobyte. Tranquilli, non lo perde chi lo dona, raga. Una volta che riavviate, è tutto a posto, torna tutto come era prima. E chi ha preso il Terrobyte avrà quello moddato al posto del garage del Terrobyte. Quindi non si creeranno doppioni, raga. Veramente una figata. Passeremo tutte le modifiche da un Terrobyte all'altro. Quindi, ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video. Commentate, abbonatevi se siete interessati a imparare le basi per il beef, ragazzi, e anche determinati video esclusivi che usciranno solo per gli abbonati. Ci sono vari livelli di abbonamento, non serve per forza abbonarsi al livello 3 per avere già dei privilegi. Quindi a questo punto, raga, io vi lascio e alla prossima. Sbada bam!